la partita peggiore abbiamo fatto, però noi dobbiamo continuare a lavorare perché è l'unica strada che può portarci dei risultati. Oggi la scorsa è andata male, forse è anche un po' la paura della scorsa partita, non te lo so dire, però noi dobbiamo lavorare. Siamo una squadra giovane, ma questo non deve diventare assolutamente un nostro limite. Dobbiamo imporre il nostro gioco, come abbiamo sempre fatto. Oggi forse è stata una delle uniche partite in cui è venuto meno, perché anche con il Cesena lasciamo fare 4 gol, però comunque abbiamo avuto occasione anche noi e abbiamo giocato. Oggi è venuto proprio a mancare il nostro gioco che siamo abituati a proporre, quindi noi dobbiamo sempre continuare a lavorare e basta, è l'unica strada per arrivare ai risultati che vogliamo. Dobbiamo stare uniti perché siamo un grande gruppo e abbiamo dimostrato in partite precedenti che comunque noi abbiamo un gran gioco, possiamo imporre sempre la partita. Ora queste 2 partite è venuto un po' meno, però sono sicuro che ne usciamo dal gruppo e ne usciamo da squadra vera. Una battuta è tirato un po' all'orecchio al nipote che è venuto proprio a casa sua a segnare. Diciamo che è rischiato un patatrac familiare, per fortuna la squadra poi ha vinto, per fortuna è andata bene, ora chiaramente sono contento che abbia fatto gol in quel momento, fra l'altro si è subito, è stato bravo, perché non era facile metterla dove l'ha messa, però quella è la sua qualità, siamo stati un po' polli noi a non chiudere prima, va bene così, cosa migliore ha fatto con lui, abbiamo vinto noi, quindi cosa migliore non poteva succedere oggi. Sì, me l'ha detto anche a fine partita perché era una cosa che volevo segnare e mi è venuto, per l'appunto ero contro di lui. Lui sicuramente però sarà contento del risultato e noi no, perché io posso essere contento tra virgolette del gol, ma se non facevo gol e si vinceva ero molto più contento, quindi non sono contentissimo.